Salve, sono Lillo Sorce, ho 39 anni, sposato, vivo in Sicilia, ho due meravigliosi bambini, una stupenda moglie. La mia vita fino a 15 anni era una vita normale, normale tra virgolette, una vita molto simile a tutta quella di quei ragazzi di 15 anni delle mie città. Io vivo a Favara, provincia di Agrigento, e non c'è molto da fare per un ragazzo che non conosce Dio. Può stare solo dentro i pigliardi o essere circondato da amici non molto buoni. Fino a 15 anni ero dentro le sale di biliardo a giocare, ero diventato anche bravo. Facevo la scuola, tornavo a casa, subito il mio pensiero era tornare dentro le sale, giocare, poi tornavo a casa ed eri sempre più vuoto. Non sapevo perché ero vuoto, non sapevo perché dovevo essere riempito da qualcosa, ma ero vuoto. Un giorno mio fratello mi invitò a un incontro di preghiera, mi disse dai vieni con noi. Mi aveva invitato in verità tantissime altre volte, ma avevo detto sempre di no. Quel giorno non so perché andai e cominciai a incontrare tanta gente strana, cominciarono a salutare mio fratello, fratello, ciao fratello. E io pensavo che avevo solo lui e un altro fratello, non capivo perché lo chiamassero fratello. Era gente strana, gente che non conoscevo. Poi entrammo, cominciamo a salire delle scale, entrammo in una grande stanza, era estate, uscimmo dalla stanza e c'era un grande piazzale all'aperto e cominciarono a suonare delle chitarre, cominciarono a cantare, ad alzare le mani al cielo e non so perché cominciai ad avere una certa pace dentro che non avevo mai provato. Invidiavo quelle persone, non capivo quello che stavano facendo, non capivo perché stavano con le mani alzate, con gli occhi chiusi, perché erano allegri e piano piano cominciai ad andare in questi incontri. Non avevo ancora incontrato Dio, ma sapevo che loro erano diversi e volevo sperimentare quella loro diversità. Un giorno, una notte, ho cominciato a... me la feci tutta a piangere, dopo aver visto un film che parlava del Signore, cominciai a piangere come un bambino. L'indomani mattina mi sentivo una persona nuova, completamente nuova. E mi sembrerà strano, ma il mio unico desiderio era quello di diventare un francescano scalzo. Perché proprio quel film che avevo visto quel giorno che Dio ha cambiato la mia vita era il film di Francesco d'Assisi, Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli, se non sbaglio. Quel film cambiò la mia vita perché vidi un Francesco trasformato da qualcosa che non capivo. E quando ho incontrato il Signore, quando ho capito l'amore di Dio, la pace di Dio, l'essere figlio di Dio, è venuto in me il desiderio di servirlo come un francescano scalzo. Volevo essere come Francesco, volevo fare la sua vita. E proprio a 17 anni conobbi una fantastica ragazza che oggi è mia moglie e cominciai a cadere in crisi perché non capivo cosa mi stesse succedendo. Conobbi Loredana, ho cominciato a sentire un amore profondo verso di lei e quasi mi sentivo male. Ma poi piano piano capii che nella Bibbia, in quella Bibbia che mi avevano messo nelle mie mani, non c'era scritto questo, anzi, tutt'altro. Dio ci chiamava ad essere buoni padri, buoni mariti, per servire Lui con un buon cuore. E tutto questo mi portò a essere più libero, a fidanzarmi, a sposarmi. Oggi abbiamo due figli meravigliosi e sto servendo il Signore come non avrei potuto fare da francescano. Anche perché poi subito dopo cominciai a conoscere delle chiese evangeliche pentecostali, cominciai a capire meglio la parola di Dio, perché all'inizio c'era l'amore per Dio, l'amore per la natura, l'amore per tutto ciò che ci circondava, ma non conoscevo molto la parola. Nella conoscenza della parola mi portò a servirlo meglio e a capire che i sentimenti dovevano andare insieme allo spirito e alla parola. Ho scritto tante canzoni, ho suonato, oggi sono il worship leader della mia chiesa e ho sempre avuto un amore per il cinema, per il video, per la grafica, cosa che non conoscevo. Un giorno andai a lavorare da Orazio Ruggeri, un grande fotografo di Catania, che spezzando proprio il pane con me durante il pranzo, parlavamo di cinema, di fotografia, di video. Lui era un grande amante di tutto questo e riuscì a trasmettere l'amore per queste cose in una maniera grande, tanto che subito dopo cominciai
insieme a due fratelli di aprire uno studio fotografico dove facevamo grafica, video e altre cose. Lì cominciai a sperimentare gli effetti speciali, cominciai a capire che con il computer e con l'aiuto della tecnologia potevo migliorare il mio modo di disegnare e cominciai a fare i miei primi cartoni animati, i miei primi video. Oggi ho uno studio grafico, fotografico, video e ho un grande desiderio di trasmettere agli altri quello che ho imparato. Ho fatto molti sacrifici, mia moglie ancora continua a dirmi cosa farai da grande, io sinceramente non lo so, però credo che voglio servire Dio, credo che tutto quello che ho imparato non è a caso e voglio essere utile anche per la Chiesa di Cristo. Quando parlo della Chiesa di Cristo non parlo della mia chiesa, non parlo del mio paese, ma parlo di tutti coloro che amano Gesù, che vogliono fare qualcosa e magari non sanno come farlo. Io voglio essere disponibile per insegnare a queste persone gli strumenti per poter comunicare qualcosa di bello che hanno nel cuore.